Si arriva a 18 anni in vari modi. C'è qualcuno che resta bimbo, qualcun altro che è già cresciuto troppo. E poi di fronte a semplici domande si danno sempre le solite risposte. Come la terra abbiamo bisogno di acqua, di qualcuno che ci dia qualche risposta. Si arriva a 18 anni in vari modi e poi di fronte a semplici domande si danno sempre le solite risposte. Oggi parliamo di paura e di coraggio, del dare e del non dare. Il coraggio uno non se lo può dare. Alessandro Manzoni. Il coraggio è fatto di paura. Oriana Fallasso. Se c'era Christian diceva la paura dei compiti in classe. Il coraggio è un atto di cuore, è dare il proprio cuore. A volte dare è anche un avere. Senz'altro, il dono come atto di dare è l'avere. Qual è il primo dono che abbiamo fatto? Un giocattolo nostro che da piccoli abbiamo donato a un altro nostro amico. È vero, il mio fratello ha regalato il mio. Costruzioni, libri. Io la picchiavo la mia migliore amica da piccola. Quale sarà il prossimo dono che farete? Un pezzo di schiacciata te lo do, vai. Come sei generoso. Vero valore del donare. Qual è il primo regalo che avete ricevuto? Una bambola. Il mio sacchiotto bianco. Un libro per i bambini. Anch'io libro. Io un giuccio. Anzi, il microscopio. Io un amici. Ho dovuto pure aspettare 2 anni prima di saperci andare su. Io l'orsacchiotto Teddy. Una Barbie. Quest'anno cosa regalerete? Una felpa. Pantaloncini NBA per il mio fratello. Un gioco per lei. Un foulard. Una sacca. Questi lì, proprio questi. Sta roba, hai visto? Ma perché invece quest'anno non regaliamo amore o felicità? Gioia. Dolcezza. Amicizia. Allegria. Passione. Nostra presenza. Speranza. Armonia. Affetto. Principio. La pace nel mondo è mia. In fondo l'immaginazione abbraccia il mondo. Albert Einstein. Da Ippocrate in poi si credeva che il corpo umano fosse costituito da 4 liquidi che venivano chiamati umori. Certo ragazzi, sono noi però a ripassare durante l'intervallo. Beh, mi quando si copiava. Io a copiare non ci riesco più. Siamo abituati dall'amor proprio. L'umore proprio. L'onore. Per Galeno è tanto che vale in primavera. Aria, alito, spirito che corrispondeva al sangue. Il cuore era sede del pneuma. E dunque Galeno dice, sede della vita, dello spirito. Ecco perché ancora oggi il cuore è considerato sede dei sentimenti e dell'amore. Beh, la teoria umorale era ancora in voga nel 1600. Poi arriva Galileo e scompiglia tutto. Dai, si sa ragazzi. Sì, era solo questa parte che non mi tornava. Comunque grazie quindi. Stamani non ce l'avevi, ti sei fatto male? No, mi sono fatta bene, ho fatto il primo prelievo per il sangue. Gabbia, tate, hai già 18 anni, a me tocca ancora aspettare 2 mesi. La visita predonazione e i test diagnostici che ti fanno assicurano la sicurezza dei prodotti di trasfusi ai malati e la tutela dello stato di salute dei donatori, quindi mi tutelo dando agli altri. Te tutte le volte che mi racconti qualcosa lo fai sempre con così tanta naturalezza, a me questa cosa però del donare il sangue continua a farmi un po' senso. Io voglio diventare donatrice periodica. Noi donne possiamo donare 2 volte all'anno e gli uomini 4. Così garantirò gli approvvigionamenti e gratuitamente sarò controllata dal punto di vista medico. Per me è un investimento. A me basterebbe diventare un pochino più come te. Ora però devo andare a teatro. Vado in biblioteca, mi vedo con gli altri. Ciao. Allora, coraggio deriva dal cuore. Cor cordis.
della terza in parisillabo. Cor aveo, cioè ho cuore, quindi cor aveo, coraggio. Qual è il vero segnale per capire se lui mi ama? Se vuole bene sia a se stesso che a te nel solito modo. Se per te darebbe la vita, è generoso? Insomma, hai studiato per il compito di scienze? Sì. Io no, non c'ero quando ha spiegato. Mi puoi rispiegare le componenti del sangue? Sì, allora. Il sangue è un tessuto fluido che circola nei vasi sanguigni, rappresenta l'8% del peso corporeo ed è costituito da una parte liquida, il plasma, e da una parte corpuscolata composta da globuli rossi, bianchi e piastrine. Che poi stamane non c'è storia delle idee, eh? Ah, no, che cosa avete fatto? Si è parlato del dono. Che cosa avresti detto? Boh, mi viene in mente Re Magi, ma non so, proprio un'idea così. Re Magi, proprio così. Re Magi, no, originale. No. Circa il 7,7% del peso corporeo. Un uomo di 70 kg ha circa 5 litri di sangue. Pensa che prendiamo del sangue e non per chi dona. Ha una durata di circa 5-3 minuti. Al massimo prelevano 450 cm cubici. Tipo questi qui. Il sangue è un tessuto fluido. Che circa la mia base. Aspetta, che sono impedito a scrivere sangue sul ghiaccio. È composto da una parte corpuscolata, globuli rossi, bianchi e piastrine. Oh, oddio, che schifo! Via, via, non fare da schizzino, sei tutta roba tua, è qui dentro. Oddio! Ragazzi, aiutatemi. Sono Giuseppe, lei è Maria. E te sei Christian. E c'eravate anche voi. Ed io ero un mezzo fascista e mi portavano in sangue e dono. Ed ecco l'ultimo giorno prima delle vacanze di Natale. Facciamo qualcosa. Io lo so cosa potremmo fare. Chi di voi ha già 18 anni e pesa 50 kg? Noi siamo come l'acqua per la terra. Senza l'acqua la terra morirebbe. Senza sangue noi saremo spenti. Il nostro sangue è come l'acqua per la terra. È un grande dono che abbiamo e che possiamo donare. Ogni giorno in Italia servono 8.000 unità di sangue. Donare il sangue è un gesto di solidarietà, è orgoglio e gratificazione morale. Si arriva a 18 anni in tanti modi. Io adesso una risposta me la do. Io dono.